Buongiorno a tutti, ancora buon anno, buon 2023 a tutti quanti, a tutti voi, sperando davvero e siamo fiduciosi che sia un anno di pace vera, partendo da noi, partendo dalle nostre famiglie, dalle nostre comunità e dalla Chiesa. Credo che sia non obbligatorio ma bellissimo partire dal ricordo del Papa, Papa Benedetto XVI, che ci ha lasciati pochi giorni fa. È davvero un grande ricordo che abbiamo di lui. Mi permetto di partire dal fondo della sua vita, già l'ho detto in chiesa qui a Villafalletto, mi ha colpito molto e mi è rimasto impresso questo suo atteggiamento. Il giorno in cui si era dimesso da Papa, ricordo quel giorno eh, gli applausi di qualcuno, ma le critiche di tanti. Eh. Un Papa che si dimette: ma come mai? Non tiene il suo posto, non va avanti. Non sapremo mai il motivo vero per cui si è dimesso, eh. certamente una fatica sua eh, o tante fatiche messe insieme che lo rendevano quasi incapace, in senso buono, di assolvere un compito così delicato, così grande, così impegnativo. Eh. Ma dall'altra parte, un gesto di umiltà. Ricordo sempre a Saluzzo suor Elvira, che quel giorno è davvero a sorriso e ha detto. Papa Benedetto sei libero, sei libero, ma non libero da ciò che devi fare, sei libero nel senso che hai avuto questo coraggio, questa libertà di dire non ce la faccio più e mi faccio da parte eh? e ripeto mi ha colpito molto l'atteggiamento che ho avuto di lì in poi, tutti questi anni vissuti nel silenzio e nella preghiera, sapete lo associo molto a Madre Vira, Suore Vira della Comunità Cenacolo perché lei è ancora viva ma ha percorso in un altro modo lo stesso cammino. Lei è ammalata, eh, eh, fatica molto, ma offrire questa sua sofferenza per la comunità è una cosa grande. E Papa Benedetto in questi anni ha offerto la sua vita, la sua preghiera, il suo sacrificio, il suo dolore per la comunità nel silenzio assoluto. L'ho sentito una volta sola a parlare, dire qualcosa riguardo della Chiesa, altrimenti silenzio. Sapete, il silenzio è Oro, il silenzio è d'oro, Padre Pio diceva sempre, con le parole possiamo rovinare tutto, il silenzio è sempre d'oro. Questo silenzio che ha fatto in questi anni parla molto di più, questa sua sofferenza, questo suo essere accanto. E sapete, nella vita bisogna accettare quello che viene. Ci sono gli anni in cui siamo forti. Ci sentiamo di fare tante cose, è bello fare tante cose, ma ci sono anche gli anni in cui, se uno ha il dono di poter vivere a lungo, come lui, fino a 95 anni, gli anni in cui fisicamente non reggiamo più, e allora è bello saperci mettere da parte. Non per essere da parte, ma per essere nel cuore della Chiesa e del mondo, esserci dentro con un altro atteggiamento, la preghiera, l'amore, il dono della propria vita, così nel silenzio, nell'amore, nell'umiltà. E quindi questo atteggiamento mi ha colpito moltissimo, come mi hanno colpito tantissimo tanti i suoi discorsi. Lui sapete era un teologo, un grande studioso, era un grande, è eh, un profondo nei suoi pensieri, nei suoi studi, ma al di là di questo ha saputo trasformare tutto questo in una grande spiritualità, in una profonda spiritualità dentro la sua anima. E mi ha colpito molto il fatto che molte volte abbia ripetuto queste affermazioni dicendo in fondo la Chiesa del futuro. Sarà una chiesa che sarà numericamente più piccola, almeno in Italia e in Europa, ma sarà la chiesa dei cristiani veri, di coloro che scelgono di seguire Gesù e il Vangelo in maniera più radicale, più profonda, più vera. Ed è proprio questo di cui abbiamo bisogno oggi, non di una chiesa che abbia tantissimi numeri, ma la chiesa che abbia dei cristiani che credono veramente a Gesù, in quello che lui ci ha detto, rivelato e donato. Eh. Non saremo mai dei cristiani perfetti, la Chiesa deve essere davvero tanto umile nel dire sono povera, eh? Gesù ci ha scelti perché lo seguiamo, ma non perché siamo più bravi o diventiamo più bravi, migliori, più belli di altri, assolutamente no, ci ha scelti così ci ha scelti e sappiamo, sa solo lui perché, noi non lo sappiamo, sa solo lui perché ci ha scelti. Gli apostoli nel Vangelo tante volte hanno chiesto a Gesù ma come mai proprio questo a noi? Eh? E la risposta in fondo non c'è, è misteriosa, ma la risposta sta nell'atteggiamento di noi cristiani, che non è quello di sentirci superiori ad altri, ma quello di essere luce e sale in questo mondo, con molta umiltà sapendo che il nostro compito non è di far diventare tutti cristiani, ma di mettere in tutto il mondo un'anima, di mettere in tutto il mondo un po' di sale, un po' di gusto, di sapore, di luce. Il, uno dei Vangeli di questi giorni, mi riferisco al giorno 3 di gennaio, mi colpiva moltissimo quando Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse... Ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo. Egli è colui del quale ho detto, dopo di me viene un uomo che è avanti a me perché era prima di me. Io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare nell'acqua perché egli fosse manifestato a Israele. Giovanni testimoniò dicendo, ho contemplato lo Spirito descendere come una colomba dal cielo e rimanere su di lui. Ecco, Giovanni si fa piccolo di fronte a Gesù, piano piano sparisce dalla scena, con eh, fatiche sue eh, nel riconoscere che in Gesù c'era veramente il Messia, lui se lo aspettava un po' diverso, forse più, più forte, più grandioso, invece è un Messia che arriva come bimbo, che arriva perdonando, offrendo la misericordia, che arriva accogliendo gli ultimi peccatori. Allora, da questi Vangeli, dai Vangeli di questi giorni, e dalla grande figura del Papa Benedetto XVI, noi vogliamo davvero imparare a essere così, a vivere la vita con più umiltà, con più semplicità, nel dono di noi stessi sempre, quando fisicamente possiamo farlo facendo anche tante cose per gli altri, per il bene della Chiesa e dell'umanità, ma anche quando il nostro corpo non ce lo permetterà più, di essere capaci di vivere nel silenzio il nostro amore per la Chiesa e per il mondo, ma anche adesso. Quando siamo ancora in forma, quando stiamo bene fisicamente, ricordiamoci sempre che il silenzio parla più delle parole. Di noi parla soprattutto la nostra vita, parla ciò che noi siamo, poi parlano i nostri atteggiamenti, poi le nostre parole, ma parla la nostra vita, ciò che noi siamo. Allora, noi affidiamo il Padre il Papa Benedetto, sappiamo che. Le sue mani adesso sono unite alle mani di Dio, si stringono e Dio Padre lo attira a sé nella pace, nella gioia, nella luce del paradiso, della vita piena. Eh? Però sappiamo anche che dal paradiso abbiamo un santo in più che ci protegge e che ci accompagna. Lui aveva preso un'eredità molto difficile, eh? era stato eletto Papa dopo Giovanni Paolo II, un Papa che era stato davvero un enorme, di un'enorme energia eh? in tutta la sua vita. Quindi era un'eredità difficile che ha saputo raccogliere con pazienza, con amore e nel silenzio, anche questo, perfezionando alcune cose. Ricordo i giovani che andavano alla giornata mondiale dei giovani, prima con Giovanni Paolo II. E poi con Benedetto XVI, se da una parte si era perso un po' forse di entusiasmo, di fantasia, dall'altra però si era acquistata ancora più profondità nelle parole del Papa Benedetto, nei suoi atteggiamenti, nella sua vita. Allora diciamo grazie per questo e chiediamo al Signore questo in questo anno, questo nuovo anno che abbiamo iniziato: che ognuno di noi, questo mi è stato chiesto di parlare di questo, eh, che ognuno di noi sia per gli altri un angelo. Siamo abituati a pensare che abbiamo degli angeli custodi che ci accompagnano. Sapete, bisogna essere angeli per gli altri, accompagnatori. È molto bello questo. C'è molta gente sola, c'è molta gente che soffre. E se nel silenzio impariamo a scoprire chi soffre e ad essere angeli che stanno accanto a loro, con molta semplicità, con molta umanità, Abbiamo perso questo, abbiamo perso la capacità di stare accanto agli altri nel silenzio con umiltà, con pazienza, sapendo che ciò che doni non è tanto qualcosa di fisico, di materiale, eh, ma ciò che doni sei te stesso, e il tuo cuore e la tua vita. E chiedo anche al Signore che in questo anno, oltre che essere degli angeli per gli altri e scoprire che abbiamo degli angeli accanto a noi, che ognuno di noi sia capace davvero di coltivare di più la propria anima. Mi colpisce molto questo. Eh? Abbiamo bisogno non tanto di guarire i nostri corpi, ma di guarire le anime, di guarirci dentro. Di questo ne abbiamo davvero bisogno e ne ha bisogno l'umanità. Invochiamo, preghiamo e. Agiamo perché ci sia un'anima vera nel mondo e quest'anima sia piena di pace. Buon anno a tutti ancora, buona giornata, grazie per l'ascolto.